Edizione della notte del telegiornale della 7, in apertura la prima giornata da Presidente della Repubblica per Sergio Mattarella. Di prima mattina alla messa, una passeggiata in centro, poi i colloqui con i suoi predecessori, la telefonata con Carlo Azeglio Ciampi, nel pomeriggio la visita a Giorgio Napolitano. Auguri di rito e ringraziamenti che precedono di due giorni il giuramento e l'insediamento che avverrà martedì mattina alle 10 a Montecitorio con le Camere riunite in seduta comune. Messa di primo mattino alla chiesa di Santi Apostoli, poi a piedi fino alla consulta dove lavora il discorso di martedì. Infine il contatto con i suoi due predecessori Carlo Azeglio Ciampi e Giorgio Napolitano per condividere le preoccupazioni e il peso del ruolo che si appresta a ricoprire. È la prima giornata da Presidente della Repubblica di Sergio Mattarella. Poche parole sfuggono alla sua riservatezza. Pregate per me affinché io sia uno strumento per il bene del Paese, dice ad un gruppo di suore che lo salutano all'uscita della chiesa e gli strappano una fotografia prima che si incammini a piedi nuovamente verso la Corte Costituzionale. Appena arrivato alla consulta chiama Ciampi, una lunga e affettuosa telefonata al suo predecessore. Sono grato per tutto quello che hai fatto per il Paese, gli dice. Tu puoi capire bene quali siano le mie preoccupazioni. È il formale passaggio di consegne tra un presidente all'altro che si concretizza nel pomeriggio con la visita a casa di Napolitano, anche questa volta a piedi per avere una descrizione dei dossier sul tavolo al Quirinale. Mattarella già sta lavorando da presidente, il discorso è in via di elaborazione, sta definendo lo staff presidenziale e sta lavorando sui faldoni e sui ruoli aperti dal giudice della Corte Costituzionale da consegnare ai suoi colleghi. Le uniche concessioni che si concede sono quelle legate alla vita familiare, spuntano alcune foto del momento della sua elezione vissuto a casa della figlia nel quartiere Flaminio, immagini che rompono lo stereotipo dell'uomo freddo e serioso. Intanto il Premier Renzi può godersi una vittoria politica che è stata celebrata e sottolineata dalla stampa di tutto il mondo. Il Quirinale non era all'interno del patto del Nazareno, torna a precisare. Poi, spiegando le tensioni con Alfano, il Premier esclude che sia adesso necessaria una verifica di governo. Piuttosto, sulle riforme, dice Renzi, è Berlusconi che adesso deve dire se vorrà rispettare gli impegni presi. Matteo Renzi esclude verifiche di governo. Non ci sarà nessun rito della Prima Repubblica, assicura, e si voterà alla scadenza naturale della legislatura nel 2018. Dopo il successo dell'operazione Quirinale, il Presidente del Consiglio punta il dito contro chi ipotizzava un capo dello Stato concordato con Silvio Berlusconi. Adesso avete capito cosa è il patto del Nazareno? Se fossero vere tutte le nefandezze del talk show sull'accordo con Berlusconi, mi dovrebbero arrestare. Non c'era alcun collegamento tra Quirinale e riforme, che ora sono più vicine. Scommetto che le faremo insieme a Forza Italia. Il Premier segretario sottolinea il ricompattamento del PD. Il partito è unito, un evento più raro della cometa di Halley, risultato rivendicato anche dalla minoranza democratica. Ho dato un piccolo contributo, dice Pierluigi Bersani. Ho detto, chiaro e tondo, che una parte del PD non si sarebbe bevuta una soluzione decisa prima con degli altri, che bisognava partire dal Partito Democratico. L'elezione di Mattarella è un colpetto al patto del Nazareno. Con il dialogo nel Partito Democratico c'è la stabilità della legislatura, continua Bersani, che punta ora a ritocchi al Jobs Act e alla legge elettorale. L'epilogo della tornata per il Quirinale ha gettato scompiglio nel nuovo centrodestra in Forza Italia. Nell'NCD molti non hanno gradito l'altalena di Angelino Alfano, culminata con il sostegno a Sergio Mattarella e la rottura del ritrovato asse con Berlusconi, mentre in Forza Italia è scambio di accuse tra la maggioranza del partito e la minoranza fittiana sulle schede bianche che mancano all'appello, diventate voti per Mattarella, forse una quarantina. E all'indomani dell'elezione al Quirinale di Sergio Mattarella, lunga telefonata tra il Premier Matteo Renzi ed Angela Merkel. Al centro della telefonata la situazione in Europa, con particolare riferimento chiaramente alla crisi greca, ai possibili effetti che potrebbe avere sull'economia dell'Unione nel giorno in cui la Grecia, tra l'altro, incassa il sostegno della Francia.
Sosterremo la Grecia nel tentativo di ridurre il peso del suo debito. Al primo incontro del giro europeo, Yanis Varoufakis ottiene l'appoggio di Parigi. Michel Sapin, ministro delle finanze francese, l'ha promesso al collega greco: siete nell'euro e ci resterete. La Francia farà anzi da mediatore nel dialogo tra il governo di Alexis Tsipras e Banca Centrale Europea, Fondo Monetario Internazionale e Commissione Europea. Varoufakis ha ribadito la linea del nuovo esecutivo: no a nuovi fondi internazionali, 240 miliardi di euro sono stati elargiti finora. L'Europa ha dato troppi soldi alla Grecia, che è diventata come un tossicodipendente che aspetta la prossima dose. Ora ha bisogno di un po' di crisi di astinenza per poter ripartire. Superando la troica, in sostanza Atene punta ad un confronto diretto con gli altri stati europei. Contestiamo l'austerità perché è negativa per tutta l'Europa, ha dichiarato Varoufakis. In questo, alimentare uno scontro tra il nord e il sud dell'Eurozona è il miglior favore che possiamo fare all'avanzata dell'estrema destra. La Grecia in ogni caso intende minimizzare l'impatto sui conti pubblici degli altri stati dell'Unione, principali creditori di Atene, e nella trattativa complessa il governo di Tsipras ha scelto di affidarsi alla consulenza della banca franco-americana Lazar. Nelle prossime ore Yanis Varoufakis sarà a Londra per una serie di incontri col mondo finanziario. Martedì vedrà a Roma il ministro dell'economia Padoan. Il Giappone è sotto shock dopo la conferma della decapitazione per mano dei terroristi dell'ISIS del reporter Kenji Goto. Nessuna tolleranza, annuncia il premier Abe, ma i pacifisti contestano la posizione del governo giapponese, mentre in Nigeria si registra una nuova offensiva da parte di Boko Haram. La condanna internazionale è stata unanime, ma dopo l'esecuzione del reporter freelance Kenji Goto, il Giappone è ancora sotto shock. Il premier Shinzo Abe ha pronunciato parole di sdegno per dar voce al dolore del paese e assicura: nessun cedimento, tolleranza zero contro il terrorismo e un'azione a stretto contatto con la comunità internazionale perché i responsabili paghino per i loro crimini. Una reazione alle immagini dell'esecuzione del giornalista 47enne a pochi giorni da quella del contractor Haruna Yukawa, il primo ostaggio giapponese eliminato dall'ISIS. Un tentativo di respingere le minacce contenute nel video contro il governo di Tokyo diffuso dai militanti del califfato. Tutti i media giapponesi hanno dato grande risalto al dolore della madre del reporter caduto per mano del boia John e alcune centinaia di persone, esponenti di associazioni pacifiste, hanno manifestato sotto gli uffici del premier giapponese per contestare il modo in cui è stata gestita la crisi e le politiche di intervento nei conflitti anche attraverso gli aiuti umanitari. L'errore più grande è cedere alla paura e la posizione ribadita dal governo, che ha ringraziato per le attestazioni di sostegno e solidarietà ricevute, tra le tante quella di Barack Obama, del segretario generale dell'ONU Ban Ki-moon, fino a quella di re Abdullah di Giordania, sovrano del paese ancora alle prese con la delicata e controversa trattativa nel tentativo di ottenere la liberazione del pilota dell'aeronautica nelle mani dell'ISIS, in cambio della terrorista Saida al-Rishawi. Una vicenda che non si sblocca in attesa di notizie certe sulla sorte del militare richieste dal governo di Amman. Apriamo adesso la pagina sportiva con la 21esima giornata del campionato di Serie A. La Juve non approfitta, non assegna il colpo del KO al campionato, pareggiando ad Udine. Una giornata che ride solamente al Napoli, una giornata che certifica ancora una volta la crisi più profonda dell'Inter, mentre il Milan in serata ha vinto finalmente a San Siro. Boccata d'ossigeno per il Milan. A San Siro i rossoneri battono il Parma dando un calcio alla crisi. La doppietta di Menes, intervallata dal provvisorio pareggio di Nocerino e il conclusivo 3-1 di Zaccardo, salvano la panchina di Inzaghi, che non vinceva in campionato dal 14 dicembre. Positivo il debutto di Destro. L'attaccante arrivato dalla capitale sfiora la traversa e prende un cartellino giallo che lo terrà fuori dalla sfida di sabato prossimo a Torino contro la Juventus. A Udine la squadra di Allegri fallisce l'occasione di allungare in vetta, lasciandosi imbrigliare dalla ragnatela dei friulani, capaci di disputare una partita praticamente perfetta. La traversa ferma Pereira, mentre Tevez spreca da buona posizione. Finisce 0-0 e il vantaggio della capolista sulla Roma resta di 7 punti.
I giallorossi hanno però il Napoli più vicino. I partenopei fanno sul serio e a Verona conquistano la terza vittoria di fila, la quinta nelle ultime sei gare. La prima rete di Gabbiadini con la nuova maglia inguaia il Chievo e lancia la squadra di Benitez a 4 punti dal secondo posto. Dietro il Napoli c'è il vuoto. La Lazio scivola a Cesena, dove i biancocelesti, svogliati e distratti, riaccendono le speranze salvezza dei romagnoli. Molto più pesante la sconfitta della Sampdoria, che si sbriciola di fronte al Torino dell'ex blucerchiato Quagliarella. La sua tripletta nel 5-1 finale rovina l'esordio di Eto'o e fa scalare posizioni ai Granata, che in classifica superano un Inter in caduta libera. A Reggio Emilia i nerazzurri collezionano il secondo KO di fila, battuti per 3-1 dal Sassuolo Made in Italy di Di Francesco. I gol di Zaza, Sansone e Berardi sul rigore condannano la formazione di Mancini, che ha una media punti di gran lunga inferiore a quella dell'esonerato Mazzarri. Nerissima la domenica dell'Inter, chiusa dal litigio tra Icardi e i tifosi. Continua invece a stupire il Palermo. I rosanero vedono l'Europa trascinati dalle magie del solito Dybala. La punizione dell'argentino contribuisce a stendere il Verona, mentre la prodezza a tempo scaduto dell'ex Piniglia esalta l'Atalanta e lascia il Cagliari a sgomitare poco più su della linea di galleggiamento. Ricordiamo che c'è tempo fino alle 23 per le ultime trattative di mercato e ci spostiamo al tennis con Novak Djokovic, che ha vinto il primo slam della stagione. Per la quinta volta sale sul trono degli Australian Open. Novak Djokovic ritorna sul trono di Melbourne conquistando per la quinta volta gli Open d'Australia. 3 ore e 39 minuti di battaglia per piegare la resistenza di Andy Murray. È stata una finale combattuta, chi si aspettava un incontro più vicino al pugilato che al tennis non è rimasto deluso. In campo chi ha avuto il servizio ha picchiato forte e ogni scambio è stato un susseguirsi di colpi duri. Grande equilibrio nei primi 2 set terminati entrambi al tie break. Il primo vinto da Djokovic, il secondo da Murray. Poi nel terzo l'accelerazione decisiva del serbo che ha approfittato del crollo fisico e di testa del rivale. È lì che Djokovic ha cominciato a macinare il suo tennis preciso e micidiale. Bordate da fondo campo, cannoni veri sulle prime palle di servizio, margine di errore ridotto al minimo. Nel tennis non ho mai visto uno così forte a difendersi e trasformare in un attimo lo scambio in un attacco, disse una volta Agassi di Djokovic. Vero, quando il serbo accelera allora per resistergli bisogna avere la forza di controbattere su ogni palla, ma Murray l'ha fatto nei primi 2 set prima di mollare in mezzo a brevi sussulti di orgoglio. Ha vinto il più forte, ha ammesso con sincerità il britannico amareggiato per la quarta finale australiana persa. I numeri di Djokovic a Melbourne sono impressionanti. 50 vittorie e ben 32 successi negli ultimi 33 incontri. Ma soprattutto l'ottavo slam della carriera, risultato che gli consente di raggiungere miti come Agassi, Connors e Landon. A Jerez della Frontera c'era grande attesa per i primi giri di prova in vista della prossima stagione di Formula 1. La nuova Ferrari sembra far ben sperare dalle prime impressioni. Certezze Mercedes sempre più granitiche e speranze Ferrari senza dubbio più solide. È scattata così la prima tornata di giri in pista, affrontata da Vettel con l'entusiasmo di un debuttante. E chiudere al vertice con 60 passaggi completati, nonostante un problema di telemetria che ha un po' innervosito i meccanici, è un bel successo, ma il difficile inizia ora. Il terzo posto della Mercedes di Rosberg, staccata di mezzo secondo dalla Ferrari e preceduta dalla Sauber di Ericsson, non deve affatto ingannare, perché alla casella giri percorsi la cifra di Nico è quasi sconfortante per i rivali, ben 157, e tutti senza alcun inconveniente di rilievo. Dopo una rapida presentazione al mattino presto, ad uso delle telecamere, la Mercedes non ha perso tempo. Rosberg, scattato al semaforo verde, prima di tutti non si è staccato dalla sua vettura neanche per la pausa pranzo. Scelta senz'altro condivisibile, visto che ora dovrà cedere il posto al compagno avversario Hamilton. Diversi contrattempi e appena 35 tornate per la Red Bull di Ricciardo, quarta davanti al pilota rivelazione del 2014, il finlandese Bottas con la Williams. Prevedibili problemi di gioventù hanno rallentato Fernando Alonso e la esordiente McLaren Honda. 6 soli giri e ancora tanto lavoro da fare. Era l'ultimo servizio, vi ricordo prossima edizione alle 7:30, grazie per averci seguito, buonanotte.